Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo in una delle aziende più importanti del settore trasporti, la BRT, sono con il presidente Robertino Bonato e il direttore Luca Modena. Aumento del gasolio, sicuramente un problema in generale per tutti gli italiani, ma in particolar modo per voi. Cosa sta incidendo questo aumento, presidente? Buongiorno a tutti, intanto ciao a Leandro. Questo aumento del carburante per noi sta diventando quasi insostenibile perché, come sappiamo tutti, ha avuto un aumento di quasi 60-70 centesimi al litro, quindi essendo per noi una spesa primaria perché tutti i nostri mezzi sono alimentati a gasolio, i camion e anche i semirimorchi perché sono tutti frigoriferi, diventa un costo per noi abbastanza importante e stiamo cercando di ragionare anche con i nostri clienti per poter sostenere questa spesa improvvisa che ci è capitato, insomma. Parlando di numeri, che la vostra flotta in quanti camion consiste? La nostra flotta attuale si compone di circa 40 trattori stradali, un centinaio di rimorchi, alcune motrici, quindi alcuni camion più piccoli e tanti poi trazionisti, padroncini che lavorano per noi e ci aiutano e collaborano con la nostra realtà al fine di poter trasportare la merce nelle parti d'Italia ed Europa da noi servite. Parlando un po' di numeri, voi tra l'altro avete dei camion frigo, quindi che consumo ha un camion solo per il trasporto? Poi mi diceva che anche i motori per la refrigerazione hanno un consumo, quindi che consumo ha un camion mediamente? Uno dei nostri mezzi, il consumo medio va dalla percorrenza di 3 km e 400 metri, 3 km e 500 metri per litro di gasolio. Quindi costi altamente impegnativi, altamente significativi. Voi lavorate in tutta Europa, voi avete 25 camion mediamente che vanno a Londra tutte le settimane partendo appunto da Taglio di Po. Cosa può incidere un viaggio medio fino a Londra? Un viaggio medio fino a Londra è circa sui 600 litri di gasolio, quindi basta fare il conto matematico di quello che costa, perché non so oggi cosa costa il gasolio, so cosa costava ieri, ma oggi è già molto probabilmente già aumentato, comunque sono sui 600 litri di gasolio per quanto riguarda il trattore e un centinaio di litri per quanto riguarda il semirimorchio. Secondo voi com'è che potrebbe intervenire lo Stato? Lei ci diceva accise molto alte, tasse molto alte, potrebbe secondo lei intervenire per un periodo perlomeno limitato e ridurre sia le imposizioni fiscali? Lo Stato dovrebbe fare qualcosa, no? Dovrebbe fare qualcosa non solo per noi della BRT ma per tutti quelli del settore nostro e anche altri settori, perché ricordiamo che il gasolio non lo adoperano solo i trasportatori, ci sono anche altri settori. Il governo potrebbe intervenire, a mio avviso, tagliando delle accise che sono tasse che vanno a sommarsi al costo del gasolio, e almeno per questo periodo si spera almeno che sia un periodo, speriamo anche abbastanza corto, limitatamente breve. Ma voi pagate lo stesso prezzo del gasolio che paghiamo noi? No, noi come trasportatori abbiamo un ritorno sull'accisa che si aggira attorno ai 6-7 centesimi per litro. Sì, quindi non è che avete un risparmio eccessivo, cioè non avete gli stessi sgravi che hanno, non so, gli agricoltori? No, quello, gli sgravi che hanno gli agricoltori o i pescatori, sono molto superiori a quelli nostri. Noi l'unica cosa che recuperiamo oltre l'IVA è che l'IVA la recupera qualsiasi partita, qualsiasi attività, sono come ti dicevo quasi 6 o 7 centesimi per litro. Voi siete una struttura anche logistica, nel senso che tanti
trasportatori si appoggiano a voi, voi avete celle frigo all'interno, e quindi lo sgravio e l'aumento dei costi anche della corrente per voi pesano moltissimo, sbaglio? Certo, certo, questo è assolutamente vero, quindi noi in questo periodo abbiamo la somma di quello che è l'aumento del costo del gasolio a quello che è l'aumento del costo energetico, dell'energia elettrica, poiché le nostre celle frigo a meno 20, capisci bene che hanno bisogno di una imponente, di una forte spinta energetica per poter funzionare. Sì, la nostra struttura è ben fornita di pannelli fotovoltaici e ben fornita a livello di servizi accessori dal punto di vista energetico, però questi aumenti a due o a tre cifre dell'energia elettrica stanno veramente creando grossi problemi e grosse difficoltà, anche perché si cerca di dare un servizio ai clienti calmierando e cercando di andargli incontro sotto il punto di vista dei prezzi. Adesso diventa veramente veramente difficile lavorare con le condizioni di prima, anzi Leandro, è diventato impossibile.